Sono Maria Grazia, sono la vincitrice del concorso The Senior Pack di Tic Tac. Ho visto la pubblicità del concorso su MTV e poi anche su Facebook. Ho pensato perché non partecipare, insomma alla fine io conosco il pacchetto Tic Tac da molto tempo, ci sono cresciuta e quindi mi sono fatta ispirare, infatti l'ultima mezz'ora, perché ho visto il concorso alla, diciamo, quasi alla scadenza. L'ultima mezz'ora ho fatto il mio disegno e l'ho inviato subito. Proprio ispirata da MTV che l'aveva pubblicizzato e anche a un gesto che io facevo molto spontaneamente quando ero piccola, che era quello di agitare la confezione, quindi riproduceva un suono, e da questo è nata l'idea di fare una cassetta, una videocassetta. Il concorso sì, si è articolato in due fasi. La prima fase è quella in cui si caricava il progetto e poi veniva votato dagli utenti di Facebook. Dopodiché una giuria ha selezionato i quattro finalisti e da lì è iniziata la seconda fase del progetto, dove sempre gli utenti di Facebook potevano diciamo, dare la propria preferenza. Sono molto contenta di aver vinto questo concorso, è stata una bellissima esperienza, è una bella sensazione, cioè, raggiungere questo risultato. Sono ispirato al tema game, ovviamente, ho cercato di ricreare un'interfaccia di un videogioco, infatti si vedono i punti, un percorso pieno di ostacoli e un omino ottimista che sarebbe un tic-tac all'inizio del percorso. I temi erano quattro, i temi del concorso: game, freshness, music e fun. Io ho scelto game e quindi mi sono attenuto a questo tema qui. Sono davvero contento di essere arrivato in finale, di essermi confrontato con questa realtà. Nella vita di tutti i giorni lavoro come graphic designer e illustratore e questo è il mio lavoro e anche il mio hobby. Bello, divertentissimo, molto interessante. Poi un oggetto così piccolo, per me che sono un architetto, è una nuova scoperta. Di solito lavoro ad una scala più grande, quindi una scala di dettaglio così piccolo era una bella sfida. Mi sono ispirato ai due elementi, al pacchetto e ai confetti. Mi sono fatta una domanda: come posso rappresentare l'identità di queste caramelle così famose? E poi ho pensato, deve essere unica come la Marilyn di Warhol, quindi un po' la diva della cultura pop. È unito un po' il colore che richiama i vari gusti, sai, delle caramelline, e ho messo al centro la figura un po' animata, diciamo, della caramella stessa, come se fosse la protagonista della creazione. Sono Eleonora e ho vinto il premio della critica, scelto dal direttore della Permanente e da una giornalista di Repubblica, e ho vinto un weekend a Basilea per in occasione dell'Art Basel e sono molto contenta. Volevo fare qualcosa di simpatico e allora ho scelto di creare questi personaggi per dare anche una personalità ai confetti di Tic Tac. Sono partita mettendo i baffi e poi ho messo anche gli altri elementi, come il cappello, la pipa, tutti elementi così un po' classici. E poi ho dato un nome a questo personaggio, che è Mr. Fresh, perché il tema era la freschezza.